Funzioni vitali a posto. La bambina è in questa fase REM insolita. Mai visto niente del genere. Hai verificato la strumentazione? È naturale. È il suo cervello, in piena attività. Eh sì, sta lavorando a qualcosa. Cosa abbiamo? 0 emissioni di energia dal disco dopo quel fascio di luce, signore. È morto? Interessante il termine che usa. Mi serve solo sapere se i miei ragazzi sono in pericolo. Non mi serve il suo spirito. Pronto? Se avevano in mente una qualche reazione, l'occasione era la signora Crawford. Sono cotti. Io mi muoverei. Così mette a repentaglio la vita di Mary. Della signora Crawford. Sa bene che la signora Crawford si è assunta un rischio correndola. Non mi dovevi fermare, dovevo andare subito da lei. Avremo più possibilità di aiutarla se continuiamo da questa parte. Che ne sappiamo? Chi te lo dice? Io so soltanto che mia figlia è laggiù e che non sta bene. Come si arriva a quella fattoria? Mia figlia Ellie è in quella fattoria. Come ci posso arrivare? Volendo si può scendere da quella parte. Facciamo il giro, così non ci vedranno. Saremo nascosti dal disco conficcato nel terreno. Meglio andarcene. Io sono solo una guida. Questa è un'altra faccenda. Lo so che vostra figlia è là sotto, ma... Andiamo. Mi dispiace. Telecamere pronte. C'è abbastanza luce. Non dovrebbero avere problemi. Controllami la 2. Mi raccomando, ragazzi, siete ben addestrati. Lucidità. Allora, tutti in posizione. Dobbiamo sapere cosa vedete quando lo vedete. Questa è una ricognizione. Se c'è contatto, ingaggiate battaglia solo se provocati. Ricevuto. Avvicinatevi all'astronave con molta prudenza. Attenzione ai minimi segnali di attività. Ricevuto. Walker, prendi una squadra e vai. Williams, Kill, Pierce, Ryan, Mac. Con me. Lisa, piano. Lisa, tutto bene? Lisa? Sì. Sì. Cos'hai? Ellie sta bene. Sta facendo una cosa molto difficile. Così è perfetto, signore. L'ho abbassato leggermente. Bene così. Procedete. Santo, è enorme. Signore, siamo a 20 metri dal disco. Qui è tutto fermo. Va bene, Walker. Continuate, cercate un'apertura. Che succede? L'immagine? Non capisco qual è il problema, signore. Qui tutto funziona bene. Fammi vedere, soldato. Sbrigati. Qualcuno vuole assaggiare uno dei miei biscotti, ragazzi? Tenente. Mamma. Comandante, non sappiamo esattamente di che si tratta, ma davanti a noi è comparsa una specie di apertura. Vi abbiamo in video. Ora non più. Comandante, vi riceve? Ecco, ecco, adesso vi vedo. Fate attenzione. Walker. Occhi aperti, mi raccomando. Ricevuto. Vado dentro. Ci siamo, ragazzi. Che facciamo quando arriviamo lì? Bussiamo e gridiamo aprite. Faremo quello che potremo fare. Non si vede più niente. Walker. 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 Li abbiamo persi. Volo cieco. Che Dio li protegga. Avete cambiato idea sui biscotti, ragazzi? Che significa Pierce? Non lo so. Forse è il paradiso. Ma quale paradiso? Qui siamo nella Virginia occidentale. Siediti e assaggi i biscotti. Non ci cascare, Pierce. È irreale. Lo so. Non mi interessa. Walker, quella è mia madre. È morta, lo so, e non mi interessa. Che sia vero o no. Così vi caverete un occhio. Sicuro di non voler assaggiare un biscotto? Tenente, andiamo. Si sentono centinaia di voci che parlano insieme. Dottor Wakeman, ha notato anomalie nel comportamento della bambina? Beh, scusi, non ora. Quando si decide ad assumere un atteggiamento più collaborativo. Mary Crawford è venuta qui violando un ordine. Lei è stato invitato per darci assistenza. Mary Crawford l'ha abbandonata. È entrata nel disco volante e sta mettendo in pericolo anni di ricerche, per non parlare della mia operazione. Questo sta facendo. Lascia, ce la faccio, sto bene. Signora, fermo! Fermo dove sei, non muoverti! Vedo tuo padre in te, ma non abbastanza da averti guastato. Tuo padre avrebbe dovuto tenerti in maggiore considerazione, ma era troppo preso dai suoi problemi per apprezzarti. Sei stata brava ad arrivare fin qui, Mary. Tu ci sai fare. Tieni, prendi un biscotto. Sono squisiti. Com'è possibile? Ti entrano in testa ed estraggono idee. Tu mi hai visto in foto e ti sei fatta un'idea di come mi vorresti. Ai miei tempi si chiamavano proiezioni, ora li chiamate ricordi di copertura. Non sai quante domande ho da farti, ma immagino che sarebbe come farle a me. Prova, potresti scoprire qualcosa di te che non sai. Ho fatto cose orribili. Eri costretta. Perché? Per imparare altre cose sugli alieni. Perché hai coscienza del loro enorme potere, perché tu sai già che il futuro è nelle loro mani. Hai un'altra teoria? La bambina l'hanno creata, perché non erano completi senza di noi, senza qualcosa che solo noi possiamo dargli. Ad ogni modo hai il loro potere a spingerti, una molla che conosco. Tu vuoi una parte di quel potere ad ogni costo. Avere quel dottore al fianco non ti serve più, Mary. È inaffidabile. E ormai tu ne sai più di lui. Fidati del tuo fiuto, dell'istinto. Non ti pentirai mai, credimi. No. Tu sei me. Dici quello che voglio sentire. Dico quello che sai già. Vinceranno loro. Cosa ti fa credere che sia una gara? Mia madre una volta mi disse che era terrorizzata da te, che eri una figura inquietante. Mai pensato a me in questa chiave? Sì, infatti neanch'io ti ci vedo. Vedo solo un uomo ambizioso non appagato. Che vuoi dire? Tu avevi già tutto quanto. Avevi Jacob Clark. Lo avevi e te lo sei fatto scappare. Me lo sono fatto scappare? Esatto. No, tu non sai com'è andata, Mary. Quel bambino ti ha spaventato. Ti ha terrorizzato a tal punto che l'hai lasciato andare. L'hai perso e hai passato il resto della tua vita a fuggire da quello che avevi visto. Non è così semplice. Invece è così. Qualcosa ti ha spaventato e sei fuggito. Hai ragione, ho visto delle cose. Vuoi sapere cosa mi ha spaventato, Mary? È per questo che sei qui, no? Sì, lo voglio sapere. Vuoi sapere che ho visto? Sì, accidenti, voglio sapere che hai visto! Allora guardami, Mary, guardami! Sicura che non vuoi un biscotto, Mary? Questi due erano nel bosco. Mio Dio. Conosce queste persone? Il padre e la madre di Ellie. Metteteli sotto chiave in una delle capanne. E anche lui. Non voglio che altri corrano a giocare con l'astronave. E se uno di loro vi crea problemi, sparate. Sentito, andiamo. Lisa, parlami, Lisa. E così tu sei Charlie. Non lo usi più il cognome Keys, vero? Sai, c'è stato un periodo in cui abbiamo usato un mare di soldi e di tecnologia per trovarti. Una bella soddisfazione per il tuo ego, sei d'accordo? Finita questa storia troverò il tempo per venire a spaccarti la faccia. Ah già, il guerriero. La qualità che loro hanno sempre apprezzato nella famiglia. Voi avete carattere. Non sono più io il tuo nemico, Charlie. Si gioca ai soldatini, come vedi. Ora è tutta un'altra partita. Lisa, come stai? Tutte quelle voci. Sempre di più. È difficile. Devo resistere. Pensi ancora che sia un esperimento Williams? Me lo chieda dopo, signore. Questo ora penso. Ve l'ho già detto che ho anche paura di cobra e cani rabbiosi. Scherzo. Scherzo. Muoviamoci. Signora Crawford. Non sappiamo se è lei. Tutti i tuoi ricordi e tutte le paure. Sì, ti sento, parla! Sono dappertutto! Tenente Walker, porti fuori i suoi uomini! Guardate! Walker, ritirarsi dall'obiettivo, ripiegare, ora! Pronto? Williams, mi ricevi? Qualcuno mi sente, cambio! Escono dalle pareti, signore! Walker, mi sentite? Cambio! Che succede? Oh mio Dio! Attenti! Si muove! Restate fermi! Avanti, forza! Colonnello, che facciamo? Ripiegare! 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 Agli ordini, signore! Indietro! 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 Dobbiamo andarsene da qui, sopra di noi! Via, via! Presto, avanti! Indietro! State indietro! Lisa. Lisa. Hanno ottenuto il loro scopo. La bambina è sparita. Quando ero piccola, mia madre mi leggeva le filastrocche. Ho sempre odiato quella di Tombolo Dondolo. Mi faceva paura perché non bastarono a rimetterlo in piedi nemmeno tutti gli uomini e i cavalli del re. Nessuno è disposto ad accettare che esista qualcosa al mondo di così malmesso, ma naturalmente tutto può capitare. Ecco perché Tombolo Dondolo mi spaventava tanto. Porti in fretta armi e truppe via di qui. Non voglio incontrare giornalisti venuti a curiosare sulla fuga di sostanze tossiche. Ci vediamo a Fort Hess. Ah, colonnello, qui non siamo mai stati. Io porto via il padre e la madre. Li dobbiamo interrogare. Sono l'unico legame che abbiamo con la bambina. Non abbiamo chance con gli alieni. Siete pronti? Non lo so, intanto leviamoci di qui. Signore. Era nell'anvi dove tenevamo la signora Crawford. Avanti, muoversi, muoversi! Forza, forza! Vuole dirmi cos'è questo? Svelti, svelti! Mando subito 2 uomini, tenente. È roba loro. Ma davvero? Voglio Wakeman. Peters, porta qui Wakeman. L'ha fatto vedere a Ellie, vero? Maledizione. Mary, stai bene? Che hai visto là dentro? Che mi dice di questo, dottore? Bello, molto bello. Che cos'è? Non so. Raccoglie informazioni e risponde agli stimoli. Può essere una specie di registratore. Un cervello. Continui così, dottore. Lei e la signora avete occultato preziose informazioni. È mia opinione che col vostro operato siate direttamente responsabili del fallimento della missione. Bello avere qualcuno da incolpare quando le cose vanno storte. Metteteli su un camion con gli altri e portateli a Fort Hess. Durante il viaggio avranno il tempo di riflettere sulle conseguenze della non collaborazione. Venga, signora. Andiamo. Voglio che 2 uomini li guardino a vista. Ma dove ci portate? Lei ha bisogno di un medico. Non mi serve niente. Sali. Charlie. Avanti, monta. Andrà tutto bene. Forza. L'aiuto io, signora. Quei 2 vengono con me. Tenente, venga anche lei. Che sta facendo? Se ne va! Non prova neanche a cercare Ellie, se la squaglia così! Charlie! Lei che suggerisce? Non lo so! Venga con me, Charlie. Andrà tutto bene. Guidi lei. Io monto dietro con la madre. Vuoi raccontarmi? Non ne voglio parlare, certo, scusa. Mi dispiace per quell'oggetto. Ero sotto sorveglianza, me l'hanno tolto. Ormai non conta più. Come fai a dirlo? L'hai visto, no? È ancora in attività, sta succedendo qualcosa. Quando era là dentro, cosa ha visto? Insetti. Scarafaggi. Le fanno paura, vero? Beh, la cosa risale alla mia infanzia. E l'altro soldato? Beers. Ha visto sua madre. E anche noi. Torniamo. Torniamo indietro! Fermatevi e chiamate il generale via radio. Torni a sedere. E zitta. Io non farò niente, soldato. Tu invece farai fare inversione al camion, altrimenti spiegherai al generale perché non sei tornato a prendere la bambina. Ferma il camion. Ferma e accosta. E prova a chiamare il generale via radio. Suona il clacson, magari ci sente. Generale Beers, mi riceve? Perché vi fermate? Dove sono il padre e la madre? Con lei, signore. Cosa? Erano insieme a lei, signore. Glielo spiegherò io, ma non le piacerà, generale. Hanno riportato la fattoria. Non l'hanno mai presa. Andate, la bambina è dentro. Come? Forza, sì, circondate la casa, girategli intorno, avanti, svelti! Sì, signore. Che cosa significa? Non ha capito. Non c'è stato niente. Niente disco volante, niente alieni, niente. Quello che abbiamo visto, quello che abbiamo passato, era nelle nostre teste. È stata lei. Ellie. I nostri desideri, i nostri ricordi, i nostri sogni, le nostre paure. Ce li ha fatti rivivere. È possibile, dottore? Ha mai giocato a tris con una gallina? È una cosa che si fa nelle fiere di paese. Sa, quando uno sceglie una casella, lascia cadere dei chicchi di grano in quella in cui poi dovrebbe andare la gallina. Quello che noi vediamo da fuori, insieme alla gente che ride, è il classico gioco del tris. Ma quello che la gallina vede dall'interno del gioco è invece una realtà completamente diversa. Non c'è stato niente, insomma. Quella bambina sa manifestare i pensieri altrui. Più semplicemente non glielo so spiegare. La trovi una maniera più semplice. Ci ha fregato, generale. Tutto qui. La casa è vuota, cerco qua intorno. Tu con me, voi di là. Insomma, dov'è? Questa è la parte che non le piacerà. Signore, dove vado? Ah! Noi ora andiamo a cercare nostra figlia. Tu esci! Esci! Non dovete andare da nessuna parte. Non so come hai fatto, ma sei stata bravissima. Che c'è, amore? Volevano usarmi per far precipitare un'astronave. Lo so. Se quelli pensano che sono partita, mi sono detta, o che mi hanno preso gli alieni, non verranno più a cercarmi. E ogni cosa tornerà come era una volta. Sta tranquilla. Ora sei con noi. Ma mi volevano fare del male. Non pensarci. Sei stata brava, Ellie. Tanto se ne accorgeranno. Quelli verranno a cercarmi ancora. Ti cercheranno, ma non è detto che ti trovino. È vero. Charlie ha ragione. Tesoro, noi faremo in modo che non ti riprendano. Ho paura. Piccola. Ti volevo solo dire, non ho capito cosa è successo e forse non lo capirò mai. Ma rivedere mia madre per me è stata una cosa straordinaria. E te ne sono riconoscente. Soldati in arrivo. Ellie, ci puoi aiutare? Non ce la faccio. È esausta. Vieni qui. Mi dispiace di averti colpito. Tu vuoi bene ad Ellie, vero? Sì. Dacci una mano. Sono partiti a piedi 10 minuti fa. In macchina, svelti! Siamo tutti qui! Allora, ricapitoliamo. Abbiamo un disco gigante o astronave madre, se volete, che tutti abbiamo visto, ma che in realtà non è mai esistita. E mentre tutti qui inconsapevolmente giocavamo ai burattini, la bambina si è presentata impersonando me e ha liberato i genitori. Ho riassunto bene? Ha presidiato la zona? Ho chiuso ogni via d'uscita. Li troveremo. Anche se li trova, generale, cosa farà? Ellie ora, con quello che ha fatto, la comparsa dell'astronave e tutto il resto, ha dato prova di un potere che neanche gli stessi alieni si sono mai sognati di avere. Allora che si fa? Smontiamo le tende e buonasera? Sì, ma io aggiungerei... dopo esserci goduti un grande spettacolo. Che è successo, tenente? Mi hanno sopraffatto. E dopo sono scappati. Meraviglioso. Ellie. Temevo non se ne andassero più. Ero nascosto lassù e vi osservavo da un bel po' di tempo. Allora, volete stare lì ad aspettare che mi scusi per avervi scaricato o salite in macchina? Poverina, che le hanno fatto? Avevo fatto il possibile. Avevo cercato di convincere i soldati che il loro piano di usarmi come esca non aveva funzionato e che ero stata rapita. Pensavo che facendogli credere che ero scomparsa non mi avrebbero più dato fastidio e avrei potuto continuare la mia vita, ma troppe cose erano capitate perché tutto potesse tornare come prima. Bene, io sono arrivato. Lasciatemi qui e continuate. L'attrezzatura da campeggio dei cacciatori vi potrà servire. Grazie. Avevate una macchina? È nel parcheggio del bar. Allora datemi le chiavi. La sposterò così non la troveranno subito. Sentite, vi volevo dire... ho visto qualcosa... beh, che non mi aspettavo. E per me avervi abbandonato lassù... No. Sta accanto a tua figlia. Grazie. Vi auguro tanta fortuna. Grazie. E adesso andate. Portiamo via questa. Sì. Ci sei? Andiamo. Salve. Salve. Come va? Sto bene. L'ha aiutata a scappare? No, non è così. So che è così. Posso dirlo al colonnello o facciamo due chiacchiere? Mi hanno sopraffatto. E chi ci crede? Di lei ha fiducia, mi ha detto. Ellie, quando ci ho parlato, sentiva di poter contare sul suo aiuto se le cose fossero andate storte. Non so cosa intende. Avrà notato che i miei rapporti col generale sono tesi. Ero contraria dall'inizio a quest'operazione. Prendere un minore e usarlo come esca è vile. D'accordo. Comunque aveva tanta simpatia per lei. La mia non è solo curiosità. Sono preoccupata. E perché? Se ha dovuto aiutarla vuol dire che da sola non ce la fa. Vuol dire ad assumere altre identità. Per esempio, se è debole o malata, Ellie ha bisogno di me. Ha cercato di fare qualcosa senza riuscirci. Allora è debole. Si riprenderà. Sono sicura che sta già bene. Dai ragazzi, venite. Dobby, Valerie. Va bene così? Sì, non avvicinarla troppo alla fiamma. Come sta? Ora dorme. Mio padre aveva alcune delle doti di Ellie. Mio zio Tom diceva che lui si era indebolito a forza di usarle. E per questo è morto. Ellie non è tuo padre. Ha qualcosa di diverso. Il tuo sangue. E quello di tua madre. Ci sarà una ragione se tutto porta a lei. Vedrai che se la caverà. Non lo so. E se non si dovesse riprendere? Se avesse bruciato le sue energie e non si ristabilisse? Allora chiederemo aiuto. A chi, Charlie? A chi lo chiederemo? La cosa da fare adesso è stare lontani dalla strada. Mio zio ha studiato un piano. Se le cose vanno male, io metto un annuncio sul New York Times. Batterista cerca ingaggio con country band texana. Poi lui mi fa sapere dove ci incontriamo. Come te lo fa sapere? Via radio. C'è un tale di nome William Jeffries che la sera conduce un talk show su alieni, cospirazioni governative. Storie assurde. Già. E avendo mio zio scritto diversi libri su alieni e cospirazioni governative, Jeffries è sempre contento di sentirlo. Mettiamo l'annuncio. D'accordo, grazie. Niente. Sia su Ellie che sulla madre non c'è segnale? Che significa? Significa che Ellie era il fulcro di tutta la storia e ora che si è rivelata a loro non interessano gli altri. Devo riaverla. Lei non ha i mezzi. Trovatemela. Sono novità su quel pacco che hanno perso. Mi chiede di rientrare in pista, generale. Desidera lavorare di nuovo insieme a me. Dimmi pure. Ellie è il prodotto di 3 generazioni di incroci selettivi, di un esperimento genetico senza precedenti. L'hanno prodotta e poi si sono fermati. Un fermo durato 9 anni. A mio avviso aspettavano il momento in cui ciò che era latente in lei diventasse attivo. Quando ha fatto ciò che ha fatto, l'astronave e tutto il resto era solo una dimostrazione. Hanno visto i poteri che speravano di vedere. Questa Ellie, questa bambina dai poteri straordinari. Devo spiegarvi quanto è importante per noi. Non si può osservare il sole per ottenere una bomba all'idrogeno. Si rimane ciechi. Troverò quella bambina, signora Crawford, con o senza il suo aiuto. E quando l'avrà trovata, generale? Si ricorda che ci chiese quanto pensavamo fosse potente? Lo ha visto. E quello che ha fatto, generale, io penso sia solo l'inizio. In guerra, signora Crawford, non si fugge solo perché il nemico ha maggiore potenza di fuoco. La considera ancora una guerra? Gliel'ho già detto, sì. Tra noi e loro. L'aiuterò a vincerla e a trovare la bambina. Mary. Quel tenente Pierce l'ha aiutata a fuggire perché Ellie era troppo debole per fare da sola. Bisogna prenderla adesso. Riacquistate le forze e sarà inarrestabile. Ora pensa, la cattura da solo, senza rompipalle tra i piedi. Io non uso l'espressione tra i piedi. Quando le ho mostrato quell'oggetto, quello trovato da mio nonno a Roswell, Ellie ha visto cose che l'hanno spaventata. Io so cosa ha visto. Ah, sì? Lo so perché ho visto anch'io. E ho avuto paura, come anni fa mio nonno. E non ci racconta niente? È una guerra, sono d'accordo con lei. Combattiamo un nemico che non si può sconfiggere con i mezzi a nostra disposizione. Quella bambina però è molto più potente di loro. Ma io ho un jolly. So come convincerla a lavorare per noi. Che cosa fai? Le ho detto quello che voleva sentire. Sì, ma mi sei sembrata molto sincera. Dagli un po' di verità e ci si impiccheranno, ricetta Crawford. Lo aiuterai a usare la bambina per i suoi scopi. È questo quello che vuole? No, io credo che sia quello che ora vuoi tu. Non è questo che voglio. Cosa ti ha spaventata? Che cosa hai visto? Somiglia a un campo minato, eh? Cosa? La vita. Quando inizia sono poche le mine, malattie infantili, cadute dal seggiolone. Arriva l'adolescenza e sono altre mine. Droga, sesso senza protezioni, ubriacature, armi nelle scuole. E più diventi grande, più mine trovi. Tu vorresti solo arrivare dall'altra parte del terreno minato, ma non è possibile, no. No, perché più guardi, più mine vedi e a un certo punto ti accorgi che da lì non puoi più andare avanti. Mary. Che cosa hai visto? Cosa ho visto? Ho visto dove erano le mine. Ho visto tutto quello che ho fatto. Tutto quello che mi è successo nella vita. Ho visto come andrà a finire. Lo vide anche Owen e questo lo sconvolse. Ma io non farò l'errore di mio nonno. Quello che ho visto mi ha spaventato, certo. Mi fermerà? No. La morte arriverà. Non preoccuparti del generale. Gli daremo spago finché ci farà comodo, con Ellie dalla nostra parte e tanti saluti. Lei di cosa ha paura? Quell'oggetto, tu hai detto che raccoglie informazioni. Diciamo che è così che è l'archivio del loro esperimento, tutto quello che hanno fatto e quello che intendono fare. Sei d'accordo che Ellie è il risultato finale, il punto di arrivo? Ma certo. Credo che ci abbia visto il suo destino. Quello che loro vogliono che faccia e non credo che questo la esalti. Auguri Ellie! Auguri, buon compleanno tesoro! Ellie, buon compleanno! A te! Siamo felici che tu sia tornata e vogliamo che non te ne vada più via. Guarda quanti regali, guarda quanti amici. E questa è casa tua, è qui che devi stare. Saremo una grande famiglia felice. Resta con noi, Ellie! Resta con noi, Ellie! Resta con noi, Ellie! È inutile! Non posso. Charlie, non vieni dentro. Tanto se arrivano, che fai? Non lo so, ma voglio stare sveglia. Non avevano il diritto di farci questo. No. Le nostre vite non gli appartengono. Ci sarà un modo per liberarsi di loro. Sei buono, Charlie. È una fortuna averti qui. Mamma. Tesoro, ti senti meglio? Posso parlarti un minuto? Certo. Sei ancora un po' spaventata, eh? Quando quelli mi hanno preso? Quelli che pensavano di far cadere un'astronave sulla Terra? Sì. Ti ricordi quella donna? Sai, quella che hai visto dalla dottoressa Penzler? Ah, sì. Lei ha detto che la nostra famiglia e la sua famiglia si conoscono da tanto tempo, che suo nonno conosceva tua nonna e aveva una cosa che aveva trovato suo nonno dove era caduta l'astronave tanto tempo fa. Che tipo di cosa? Era di metallo, tutta fatta strana. Era complicata da usare. L'avevano fatta loro. Io ho capito, entrando nella sua testa, che era importante e che era sua grazie a tante cose crudeli. Mi ha anche chiesto di leggergliela. Hai potuto? No. Ma capivo in un certo senso. Mi sembrava di stare insieme a tutti loro. Ti sembra logico? Se tu hai provato questo, sì, è logico, certo. Mi ha chiesto di toccarla, ma non l'ho fatto. Perché no? Quando la guardavo, vedevo delle cose. Delle cose... E quali? Cose che devono ancora capitare. Mamma, dimmi. Io voglio stare solo qui con te. Tu starai sempre con me, amore mio. Torno presto. D'accordo. I picchetti, se non li pianti bene, finisce che ci vai sopra con un piede di... Ieri non abbiamo pescato La portavoce dell'esercito ha dichiarato che la bambina e i genitori sono accidentalmente finiti nella zona interdetta per la fuga di sostanze tossiche. Non è ben chiaro se anche una bambina potuto superare il cordone. Mai sentita una cosa del genere? Certo è che esistono l'esercito che dà la caccia a una bambina, ma soprattutto la bambina, siano entrati in contatto con sostanze pericolose. Sostanze pericolose? Sarà qualche strana arma segreta biologica, secondo me. Uno di quei virus che ti divorano la carne e ti fanno sanguinare dalle palle degli occhi. Salve. Salve. Secondo cui si tratterebbe di test di una nuova arma biologica. Sentito, che ti avevo detto? Un virus mortale. Questa bambina è pregato di rivolgersi urgentemente all'FBI o alla più vicina caserma dell'esercito. È prevista una cospicua ricompensa per chiunque fornirà elementi utili alle ricerche. Ditemi quant'è cospicua la ricompensa e forse mi dimenticherò che avete detto sostanze pericolose. Ehi, aspetta, il tuo resto! Ultima segnalazione, i ricercati... Chissà perché è scappato così. Si era metallizzata. Ripetiamo a tutti quelli che avessero informazioni sulla bambina o sui suoi genitori. Dobbiamo liberarci di questa macchina. Niente strade statali e campeggi. Mia madre e io ci spostavamo sempre, quindi ho una certa esperienza in queste cose. A quanto pare per il momento ha smesso di pensare. Questo lo vedo anch'io. Voglio sapere perché. Tuo nonno cercò di decifrarli questi segni. Anche mio padre. Risultato? Me ne avresti dovuto parlare prima. Alla base di una relazione seria e duratura c'è la fiducia, Mary. Non ci conoscevamo abbastanza. Vi dispiace parlare del vostro rapporto sentimentale in altra occasione? Che vuole che le dica? Io mi porto il lavoro a casa. Allora, la nostra cosa non ha mai lavorato mentre era in mano a tuo padre e a tuo nonno, vero? Mio padre me l'avrebbe detto. Dobbiamo decifrarlo. E imparare anche a parlare l'alieno. Per decifrare un codice è utile conoscerne il contenuto. Ha iniziato a registrare durante la dimostrazione di forza di Ellie. Perciò dovrebbero esserci tutti gli avvenimenti del Nord Dakota. O la ricetta dell'anatra all'arancia. La cosa, secondo me, si può fare. Ci serve una squadra di linguisti, crittografi, matematici. Fibonacci e la sua serie. Sono contento che siate tanto ottimisti. Perché per cominciare non provate a chiedergli dove trovare Ellie? Il posto è deserto. Saremo al sicuro. Bene. È meglio se mi dai tutti i soldi. Sì. Non ho altro. Vado. Charlie. Sii prudente. Abbiamo bisogno di te. Non so che dirti. Vediamo, posso darti quella Datsun laggiù. Cammina. Con i calci e le preghiere. Una permuta senza documenti? Immagino che sia chiedere troppo, vero? Eh già, è troppo. Anche se ha solo un anno, è completamente accessoriata e ha fatto 30.000 chilometri. Altri motivi per essere sospettoso? Ho bisogno di una macchina affidabile. E io di una vettura che non devo fare a pezzi per avere il mio profitto. Senta, sappiamo tutti e due che venduta a pezzi questa macchina le frutterebbe almeno $15.000. E scommetto che uno come lei un profitto del genere non se lo lascerà sfuggire. Dovrei avvisare la polizia. Poi però addio guadagno. No, davvero, la soluzione migliore è concludere l'affare con me. D'accordo. Guarda in giro e dimmi se c'è qualcosa che ti soddisfa. E ora faccio un po' di conti per venirti incontro. Buongiorno. Ah, solo un caffè. Non vuole altro, sicuro? Ho un dolce squisito che pochi hanno assaggiato. Caffè e pasta. L'aiuto a sparecchiare. Oh, oddio, mi dispiace tanto, scusi. Ecco, aspetti, lasci. Ci penso io a pulire. Lasci stare, che... non serve. Mi lasci fare. Mi pulisco da solo in bagno. Oh. Le do una mano, scusi tanto. Ha già fatto abbastanza danni. Mi dispiace. Per una tazza di caffè, guarda quanto lavoro. Mi avessi almeno ordinato qualcosa. Hai fame? Sì. Charlie tornerà presto con qualcosa da mangiare. È tanto che è andato via. Vieni. Ti senti meglio? Sto bene. Tesoro, non fare cose strane per un po', anche se ci inseguono. Non credo che ci riuscirai. Beh... non tentare. Ah, ho pensato che ti avrebbe fatto piacere avere questo. Sapevo che ti avrei trovata e che te l'avrei consegnato. Avrai tante cose da scriverci adesso. Eh già. Eh già. Solo questo sai dirmi. Eh già. Eh già. Probabilmente è Charlie. Quello lo sai usare? Neanche un po'. Ma se lo punto contro qualcuno, lui non lo sa. Tu resta qui. Vado a vedere chi è e che cosa vuole. Amore, tu non fare niente, capito? Ci penso io, sta tranquilla. Ciao, Ellie. Ellie, corri! Ciao, Lisa. Ti prego, non aver paura. Io sono tuo nonno. Tua nonna Sally mi diede questo tanto tempo fa. Forse non ci hanno sentito. Giusto. Perciò entriamo noi. Ma no, dai, vedrai. State qui. Me ne occupo io. Fatti vedere, bello. Abbiamo una sorpresina per te. Metti la testa fuori o veniamo dentro noi. Eh? Zitti, ci parlo io. Siamo venuti per la bambina. Eh già, per la bambina. Non c'è nessuna bambina qui. Solo io. Sei un bugiardo, vi abbiamo seguito da Holz. Eh già. Quell'altro è andato via in macchina. Tu e i tuoi amici andatevene. Certo, come no. Ci sono solo guai per voi qui. E questi guai dovresti procurarceli tu, eh? Beh. Tu chi sei? Eh? Chi diavolo sei? Che stai facendo? Fatelo smettere! Sparategli! Qualcuno gli spari! Sparategli! Ammazzatelo! Avanti, spariamo! Sparategli! Sparategli! Ellie! È ancora vivo, guardate! Gli sparo ancora? No, lascia perdere! Andatevene! La bambina! Andate via, ho detto! Ellie, che cosa fai? Ti prego, smettila! Smettila! Ma che succede? Allontaniamoci. Via, via. Andiamoci. State giù! Andate via! Dai, ragazzi, andiamo via, smettiti! Vogliamo stavanti a casa! Di forza, forza! Andiamo! Vai, via, via! Che è successo? Dei teppisti cercavano Ellie. Lei li ha spaventati. Quello chi è? Lui è il bisnonno di Ellie. Vuoi dire che... è ferito. Bene. Ha cercato di aiutarci. Aiutarci? Lui è la causa di tutto. Non avreste avuto bisogno del suo aiuto se allora non avesse cominciato. Che cosa vuoi, eh? Che diavolo volete? Charlie! Charlie! Smettila! Andiamo. Verranno a cercare anche questa macchina. Va bene, ma lui... Lasciamolo qui. Lasciamolo qui e andiamo. Non lo puoi abbandonare. Ellie non è il nostro amico. Non importa. Non è giusto fare così. Non lasciamolo. No, signore, non ho un'altra spiegazione. Beh, abbiamo saputo della macchina solo stamattina, signore. No, signore, grazie al cielo ancora nessun giornalista. Apprezzo molto, signore. Grazie, signore. Non ti rieleggono se non ti ritengono imbattibile. Bella frase storica, insieme a non chiederti cosa il paese può fare per te. Ho altro da fare che coprire il presidente degli Stati Uniti. Va bene, ottimo, grazie. Che è successo qui? Direi che le forze le stanno tornando. Avete sentito il colonnello, no? Tu mi ami, vero? Che ti succede? Ricordi quando ho detto che non c'era il segnale di Ellie e non sapevamo più dov'era? Mentivo. Sì, certo. Ti amo. Quando hai un incubo, provi una strana sensazione. Tu scappi inseguito da qualcosa di oscuro e minaccioso. Ma desideri solo fermarti e lasciare che la cosa oscura e minacciosa ti raggiunga. Sta per capitarti qualcosa di brutto e tu non puoi farci niente. Puoi girarti però e vederla arrivare. Puoi guardarlo in faccia il tuo incubo.